Nella vicenda Lehman Brothers stiamo intervenendo a favore dei nostri clienti, a tutela e difesa dei loro risparmi. 10 anni fa Ennio Doris annunciava che Mediolanum sarebbe stata concretamente vicina ai clienti nella crisi Lehman Brothers. Oggi continuiamo ad esservi vicini per dare più soluzioni per i vostri risparmi, gli investimenti, per scegliere il mutuo e per proteggere voi e la vostra famiglia. 10 anni fa come oggi, consulenti da sempre. Banca Mediolanum, costruita intorno a te. Dai forma al tuo trading. 15.000 mercati e anche azioni. Piattaforme e tecnologia ai massimi livelli. Team italiano con sede a Milano. IG, tutto quello che ti serve per dar forma al tuo trading. Apri un conto su IG.com. Questo programma è offerto dal gruppo Banco Desio. Bentornati su Blue Rating News, vediamo insieme le principali notizie della giornata. Manovra, dismissioni immobiliari per finanziarla. I BTP piacciono ancora e calano i tassi. Spread, ABI lancia l'allarme. Brexit, il cerchio si chiude in attesa dell'ok inglese. Shopping milanese per Buffett. Blue Rating Awards, Equity Manager in nomination. Maggiori dismissioni di immobili per tenere a bada il deficit. È uno degli impegni che l'Italia è disposta a prendere con l'Europa in vista dell'approvazione della manovra economica. Il governo di Roma ha risposto così alle osservazioni delle autorità di Bruxelles, preoccupate per il nostro disavanzo pubblico troppo alto. Le vendite di immobili, ha detto Di Maio, non includono i gioielli di famiglia, ma solo beni immobili di ordine minore. Per accelerare la riduzione del rapporto debito-PIL e preservarlo dal rischio di eventuali shock macroeconomici, il governo ha deciso infatti di innalzare all'1% del prodotto interno lordo l'obiettivo di privatizzazione del patrimonio pubblico nel 2019. Domanda solida e rendimenti calo nelle ultime aste di debito governativo. Lo scorso 13 novembre sono stati assegnati BTP a 3-7 anni per 3,8 miliardi di euro, a cui si è aggiunta una emissione di BTP a 20 anni per 1,25 miliardi. Il Tesoro ha innanzitutto piazzato 2 miliardi di titoli triennali, con una domanda che ha sfiorato il doppio l'importo offerto. Particolarmente evidente il calo dei rendimenti all'1,98%, 53 punti base in meno rispetto all'asta precedente che si era svolto l'11 ottobre. Secondo gli analisti, il deciso calo dei tassi sul BTP del 2021 dimostra che gli investitori sono più preoccupati delle prospettive di sostenibilità del debito italiano a medio-lungo termine che non da ipotesi più estreme, come un Italia exit. Non possiamo rassegnarci a uno spread a 300 punti base. Confido nel metodo della ragione, lo ha affermato il presidente di ABI, Antonio Patuelli, in occasione degli stati generali del credito. Lo spread per noi è un fattore di produzione, ha aggiunto. Ci può essere una fase di passaggio, ma non può esserci una stabilizzazione dell'Italia a 300 punti, perché questa verrebbe essere deglutita non solo dalle banche, che sono l'anello della catena produttiva, ma anche da imprese e famiglie. Sarebbe un handicap complessivo sul sistema di produzione dell'Italia. Quanto all'ipotesi di un'uscita dell'Italia dall'euro, si tratta solo di un'eventualità che non è sostenuta da nessuno in questo paese e che moltiplicherebbe all'ennesima potenza il problema del debito pubblico, ha concluso il presidente. I negoziatori britannici e l'Unione Europea hanno raggiunto un accordo sulla Brexit a livello tecnico ed è stata stipulata la relativa bozza che sarà sottoposta all'esame del governo di Londra. L'esecutivo britannico si riunirà per valutare la bozza dell'accordo raggiunto dalle delegazioni nazionali a Bruxelles e deciderà sulle prossime iniziative da adottare. L'accordo, se supererà lo scoglio del governo, dovrà essere infine approvato anche dal Parlamento nonché dagli altri 27 Paesi membri dell'UE. Il documento d'intesa, lungo 515 pagine, risolverebbe in particolare la questione fondamentale della frontiera tra Repubblica d'Irlanda e Irlanda del Nord, finora il principale ostacolo a una soluzione. Milano continua a essere al centro dell'interesse dei grandi operatori internazionali. Dopo la notizia che City Private Bank si appresta ad aprire una sede nel capoluogo mileghino, ora tocca a Warren Buffett. Il più noto e ricco tra i finanzieri infatti vuole avere una presenza diretta nel mercato immobiliare italiano per la sua Home Service, rete in franchising rilevata nel 2000. L'oracolo di Omaha punta in particolare alla svolta nel settore dopo anni di crisi e ha optato per Milano per la proiezione europea del capoluogo lombardo e la sua capacità di rinnovarsi continuamente, due aspetti che gli consentono di programmare investimenti nella fascia alta di mercato.
I Blue Rating Awards entrano nel vivo con le nomination. Sono 85 consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede in presenza di 12 reti che accedono alla manifestazione finale. La stessa è in programma il prossimo 28 novembre presso il Palazzo Stelline di Milano durante i T-Forum. Vediamo insieme i protagonisti nella categoria manager: Rossano Guerri di Allianz Bank, Alberto Parentini di Azimut, Sergio Benassi di Banca Euromobiliare, Maurizio Mezzavilla di BNL BNP Paribas Life Banker, Alessandro Mengucci di Consult Invest, Paolo De Vescovi di Copernico, Gianpietro Bortolato di Credem, Massimo Mariani Topino di Deutsche Bank Financial Advisor, Danilo De Laurentiis di FinecoBank, Alberino Palozzi di VBank, Andrea Berti di Widiba e infine Luigi Negrelli di Valore Finanza Investimenti. Il consiglio del giorno offerto anche quest'oggi da finanzaoperativa.com è GameNet, buy per Arcos e Banca IMI a 15 euro dopo apertura in mattinata 14,1. Positivi i risultati dell'ultima trimestrale in linea con l'attesa degli analisti. Vediamo infine la migliore e la peggiore performance giornaliera nella categoria dei fondi comuni aperti retail disponibili in Italia sulla base dell'ultima rilevazione disponibile del NAV a guidare la classifica un prodotto di Morgan Stanley, mentre ultima posizione per Allianz. Qui da Buretti News è tutto, come sempre un buon investimento a tutti voi. Questo programma è offerto dal gruppo Banco Desio. IT Forum al Palazzo delle Stelline di Milano. Investimenti, consulenza, trading, fintech age, digital finance, crypto asset. Oltre 80 eventi con i protagonisti del mondo finanziario. Vi attendono il 27 e 28 novembre. È gratis, basta iscriversi sul sito itforum.it.